I mille piedi. Un programma di e con Lucia Tommasi, Luisa Mostile, sono Luca Fazzo, Fabrizio Marini e Andrea Fellegara, a cura dei Pontieri del Dialogo. Un caldissimo benvenuto, cari amiche ascoltatrici, amici ascoltatori, sempre dai mille piedi su Radio Francigena. Puntata di oggi parliamo di un libro veramente molto bello. Io non sono sempre così solito a fare complimenti, ma adesso poi ne parleremo con il suo autore e vedrete che quanto dico non è così lontano poi da quello che è. Il libro si chiama L'arto fantasma e le mie paure, edizioni Michael, Michael Edizioni, e siamo con il suo autore Moreno Pesce. Intanto, ciao, buona serata. Ciao Moreno. E grazie per aver partecipato. Ecco, il motivo per cui io trovo questo libro molto bello, davvero bello, non è tanto per la storia, no? Che è interessante, ma è la storia di una persona. E credo che questo libro abbia un valore universale, cioè presenti un modello di vita che si può utilizzare in tantissime situazioni, forse in quasi tutte, perché tutti noi, in diverso modo e in diverso grado, abbiamo dei momenti di difficoltà. E il punto è come reagire. Moreno Pesce è una persona molto conosciuta, ma per i pochissimi che si fossero distratti, ricordiamo in due parole la sua vita. Lui, persona che nasce in provincia di Venezia, ma poi vive vicino alle montagne, alle Alpi, nel Cadore, quindi da sempre, da bambino, appassionato di montagna, cammina con i genitori, come scrive lui stesso, spesso li distacca camminando perché ama camminare svelto, grande amore per la montagna, grande passione. Purtroppo un giorno un incidente di moto gli crea problemi di non poca rilevanza, perché purtroppo gli viene amputata una gamba. E questo è l'incidente, diciamo, ma questo incidente, che è vero che gli ha fatto perdere un arto, ma non gli ha tolto la sua straordinaria capacità di reagire e di realizzare il suo sogno, tornare in montagna. Perché tornare in montagna, se si ha la volontà, si può. Ed è esattamente quello che lui fa, anzi lo fa in maniera forse molto superiore a quello che avrebbe fatto se l'incidente non fosse mai successo. Perché da quel momento, attraverso l'utilizzo di una protesi, lui comincia a fare skyrunning, vertical race, sale vette, dall'Etna alla Marmolada, dal Gran Paradiso alle Tre Cime di Lavaredo, pochi giorni fa il Triglav in Slovenia, con numeri impressionanti: 189 eventi, 35 trail, 154 vertical, 50.000 metri di dislivello all'anno, e così andando. Ecco, allora, la prima cosa, io nel suo libro dice una frase che a me è piaciuta molto, mi ha colpito, e dice: non si è disabili perché manca o è ridotta a una funzione corporea, ma perché non si usano tutti i talenti di cui si dispone per raggiungere i nostri sogni. E quindi la domanda che io faccio a Moreno è: allenare i muscoli si capisce come si può fare, è abbastanza noto e conosciuto, ma come si allena il cervello, la propria mente per fare questo? Bella domanda. Non me l'ha ordinato il dottore di fare queste cose, però sì, ti capisco, e aggiungo anche un'altra cosa. Ci vuole sì molta mente, ci vuole molta convinzione, tenacia. Più di qualche volta io stesso mi chiedo chi me l'ha fatto fare. Anche quando cammino sulle piaghe mi taglio la superficie della pelle dove appoggio la protesi, meno male, chi non mi conosce dico già, sono amputato da metafemore in giù, anche più su del metafemore, da terzo medio per intenderci. E quando cammino utilizzo delle stampelle, no, che sono diventate le mie compagne di vita, no? Il primo step è stato accettare di farmi vedere in giro sempre con le stampelle quando devo fare certe cose, perché comunque riesco a camminare. Anch'io riesco ad andare in piazza come tutti quanti, a fare il giro della piazza sotto i portici, a bere caffè. Quindi sono una persona normalissima. Anche se magari sfoggio invece dei pantaloni, quelli più fighi, cioè i pantaloni corti con il pezzo di ferro fuori, e a me, cioè, fa figo, mi piace pensarmi così, mi fa figo così.
così è Moreno Pesce adesso, è così da un po' di anni. Non è stato facile scoprire la protesi. Adesso invece sono io che, quando vedo gli altri amputati che la nascondono ancora, gli dico: fate vedere come siete, perché così è così che siete. Quindi è già un primo step mentale farsi vedere come si è. E poi quando c'è la difficoltà è molto semplice, è più semplice dire mi fermo, torno indietro. Ma più di qualche volta mi sono trovato in situazioni in cui non si poteva più tornare indietro. Quindi ho dovuto salire. Mi viene facile citarti un esempio di oggi pomeriggio, poco, fai conto un'oretta fa, dei ragazzi, no? Mi è uscita una foto, ricordo, da Facebook. Avevo salito Punta del Bronner, nel bianco, dal centro di Courmayeur. E lì fino a un certo punto è una vertica normale, sono 1000 metri di dislivello, con credo 3000 metri di sviluppo, quindi 3 chilometri e mezzo massimo, non di più. Dal centro Courmayeur alla vetta, invece, al Punta del Bronner sono, mi pare, sui 7-9 chilometri. La parte croccante arriva dopo i 1000 metri di dislivello, perché devi fare altri 1000 metri di dislivello e sei lungo delle creste dove è la via che dà servizio ai pali, ai piloni della Skyway, no? E lì, primo, secondo grado di arrampicata, cioè, non si scherza, se sbagli vai giù. E proprio il punto di non ritorno. Ed stavo commentando sta foto in cui eravamo 3 ragazzi amputati che eravamo arrivati alla, a Rifugio Torino, quindi avevamo concluso la nostra salita quasi. Ed è stato bello ricordare proprio questa cosa, cioè il punto di non ritorno, no? Quando cominci a fare queste cose ci sono dei momenti in cui non puoi più tornare indietro e devi essere te stesso. Quando ho fatto quella gara lì, ho avuto la scorta di una guida di un amico che si sono messi lì e mantenuto 40 minuti, 45 minuti seduto lì a terra per vedere di che pasta ero fatto, no? Mettiamola così. In realtà era giusto, perché la situazione non era per niente semplice da lì in avanti. C'era molto rischio, il rischio penale ce l'ha l'organizzatore della gara e la guida che in quel momento mi sta per farsi cura. E ora mi ha fatto fare un traverso per vedere un attimo come andavo su corda. Sono riuscito a passare quello e da lì mi ha fatto il bullino, mi ha legato in vita e siamo andati su. Sono arrivato su, ho fatto la scala e via. Quindi la soddisfazione più grande è vincere quella forza che ti dice torna indietro. Lì devi buttare giù la testa e andare avanti. Sempre e comunque, non sono sempre le rose e fiori. Hai detto The Trig la prima, 2000 metri di dislivello negativo con 400 di positivo fatti. È stato un viaggio, 13 ore e 40, e quando sono arrivato fuori dall'area croccante, diciamo quella più impegnativa, quindi c'era la via del ritorno verso il parcheggio della macchina, il corpo si è lentamente sgretolato, i muscoli non rispondevano più, andavo avanti per inerzia. È stato un barcollare, ma ce l'ho fatta, sono arrivato alla fine. E lì capisci quanto importante è la mente, perché se quella cosa succedeva durante la discesa, e lì è un sentiero attrezzato, sono punti di arrampicata, primo, secondo grado, che vai su, niente di complicato, solo che è costantemente così e fai un dislivello notevole, perché sei intorno ai 2000 metri di dislivello negativo in quel caso, perché la mattina del sabato abbiamo fatto la salita al rifugio, la mattina dopo abbiamo fatto la salita alla vetta e poi abbiamo fatto la discesa. Dopo i 400 di positivo c'erano i 2000 di negativo. È stato molto appagante dal punto di vista fisico, perché mi sento tuttora a distanza di 10 giorni abbondanti bene fisicamente, anche se devo ancora chiudere dei tagli che ho sulla gamba, ecco. Però a parte del gioco, altrimenti sarei a casa seduto in divano.
Io che quindi, pensavo che il croccante fosse solo qualcosa da mangiare, invece no. L'ho imparato da una persona che in passato mi ha accompagnato e quando c'era qualcosa di difficoltoso, croccante come salettina, hai ragione, ho cominciato anch'io a pensarla così, ho detto quando qualcosa è difficile, è facile dire che è difficile, meglio mescolare le carte in tavola e dire è croccante. Va addentata, insomma, la salita. Senti, Moreno, ma mentre parlavi, mi veniva in mente una frase che ho sentito proprio in questi giorni, siamo in clima di Olimpiadi, hanno fatto vedere una dichiarazione di Bebe Vio, insomma, che farà le sue Olimpiadi dopo l'estate, no? E le hanno proprio chiesto, ma tu come hai fatto a reagire? Quanto coraggio hai avuto, insomma, per superare i tuoi handicap? Perché lei in effetti ha rischiato tantissimo quando era bambina, insomma, conoscerai molto bene la sua storia. E lei... Mi dà del lei quando... Lei beve Vio. Sì, no, perché è un po'... No, tu conoscerai molto bene la sua storia di lei beve. Sì, ti spiego. Quando... Siccome sì. Vado ad allenarmi nello stesso centro suo... Ah, scusa, quando lei ogni tanto ci troviamo... Questo quando mi mancava. Quando ci troviamo. Non conoscevo allora questa cosa, però sentendo le tue parole mi sono riecheggiate le sue, no? Perché lei diceva, ma io non è che poi ho avuto tutto questo coraggio, mi sono trovata a un certo punto davanti ad un bivio, cioè o andavo avanti e reagivo, oppure per me era finito tutto. Quindi insomma... tu sei d'accordo allora con questa, la conosci anche questa frase, cioè il fatto che a un certo punto o trovi la forza o trovi la forza, perché se no non ce n'è, insomma, e quindi è questa la chiave, insomma, che è quasi un passaggio corretto. Obbligato se tu hai voglia, insomma, di andare avanti. Io la penso così, anche io la penso così, io penso la mattina il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto, ma sei te che decidi. E bianco e nero, è bel tempo, brutto tempo, sei sempre te che decidi. È poi croccante oppure no? è croccante oppure no? Beh, croccante è perché comunque quando c'è una cosa molto difficile devi addentarla, devi tirare fuori tutte le tue risorse per riuscire ad andare avanti. Bebe è una atleta che rispetto, non la conosco bene assolutamente, la conosco di vista perché siamo comunque un po' più grandino di lei, lei più piccolina, conosco i genitori, ci parlo, però non ho un rapporto, ecco, io non sono nessuno rispetto a lei, capito? Quindi mi piace vedere gli occhi di tigre che ha lei, no? quando ha il suo obiettivo da raggiungere. E ci accomuna questa idea, come questa è un'idea che accomuna molti altri disabili che frequentano la montagna, perché comunque la montagna è un mondo, è un ambiente non inclusivo di per sé. Quindi che un disabile, un amputato che sia o no, che si mette in gioco per tornare in montagna, già quello è vincere una guerra, è vincere una medaglia. Non ci sono grossi sponsor, non ci sono medaglie, non ci sono grosse attenzioni verso il mondo della montagna. Però mi piace, mi sono ricavato il mio mondo, che è legato al passato che mi ha insegnato i miei genitori, e lì anche loro credo siano stati piacevolmente soddisfatti quando nel 2006-2007, dopo circa 10 anni dalla mia amputazione, sono tornato a fare un sentiero assieme a loro. E questo è successo al rifugio Torri di Pisa in Val di Fiemme, e avevo mio papà, l'attuale compagna, che mi ha scelto così come sono, non è andato in cerca di un figo, è andato in cerca di un ragazzo, e avevo già la mia amputazione e ha deciso di stare con me, come io ho deciso di stare con lei, perché anch'io ho molto pazienza. E da lì poi è successo sempre così, ognuno nella vita ci sono alti e bassi. L'importante è cercare di mantenere il sorriso il più possibile. È una cosa che anch'io cerco
ogni giorno di portarlo, nonostante magari in questo periodo un periodo un po' grigio, nonostante sia molto felice per l'obiettivo raggiunto, ma è un po' grigio perché non riesco ad usare bene la protesi. Allora, per quanto faccia la schiaffi che ho e che mi piace farmi vedere con i pezzi fuori, magari quando sono senza protesi, ecco, provo un po' più di vergogna. Devo ancora maturare, sono ancora un bambino sotto certi punti di vista e devo ancora vincere alcune mie paure. Infatti, è molto l'arto fantasma. È molto bello quello che stai dicendo sul esibire le tue ferite di guerra, no? La tua protesi, questa è una frase che non è neanche mia, ma è del chirurgo che mi ha operato. Io ho una bella cicatrice da qua. Lì per lì dicevo, insomma, portare questa cicatrice mi disturbava un po'. E invece, perché poi ognuno ha il suo piccolo limite o grande limite, insomma, mi ha detto, ma lei deve esibirla come una ferita di guerra. E mentre tu parlavi, insomma, di questa cosa, pensavo anche la mia cicatrice che non mi impedisce di camminare, però può crearmi qualche problema per magari fare delle salite, non la cicatrice ma l'operazione al cuore che ho avuto. E quindi insomma mi ci ritrovo, no? E devo imparare da te, nel senso che poi alla fine anche avere qualcosa che non è bello lì per lì, no? Che però in fondo fa parte di un trascorso che tu hai vissuto, di un qualcosa che hai superato, per cui hai ripreso a fare comunque tutte le cose di prima, forse anche di più nel caso tuo. Penso che sia un messaggio che vale per tutti, no? Cioè il fatto di non vergognarsi di un qualche cosa che è in meno, ma che forse anzi è qualcosa in più, no? Perché tu hai vinto una battaglia che magari qualcun altro non ha è una parola grande dire ho vinto una battaglia, diciamo, no? Che nella mia vita almeno mi piace, ho preso tanti cancelli in faccia, tante pellotti, ho stato un po', però c'ho sempre di base una parola, provarci sempre. E quindi prima di dire no, non ce la faccio, prima di subire un diniego, cerco in tutte le maniere di trovare un compromesso per cercare di provarci almeno. Poi è come il pattinaggio, no? Mi sono messo a pattinare perché mia figlia mi ha tirato il sassolino, mi ha detto papà prova anche te. Ci ho pensato un po', alla fine ci ho provato prima con la protesi, poi senza adesso. Diciamo che i 10 chilometri li ho superati abbondantemente, mi era venuta l'idea anche di provare ad allenarmi per fare la maratona con i pattini. Poi ci sono i pro e i contro anche per la caviglia, per la gamba, per la mia passione verso i monti. E chissà che magari in futuro riesca a trovare il tempo per allenarmi come si deve per fare qualcosa di meglio con i pattini. Poi ho fatto anche windsurf, ne ho provate un po', ecco. Non è che ho perso la gamba e sono morto. Ho perso la gamba e vado più piano. Accetto di andare più piano, di essere superato, non mi interessa niente del cronometro, del tempo e della competizione tra disabili. Rispetto chi lotta, suda, si sacrifica per queste cose, però a me no. Anche no, preferisco fare una passeggiata. Possiamo dire che è una sfida. Esatto. Sì, lo scrivi anche nel libro, ed è proprio questo secondo me il punto, che questo libro è un libro che è un modello per tutti, perché appunto chi perde il lavoro, per esempio, non ha una disabilità fisica, ma ha una disabilità sociale, perché si trova magari con dei figli da crescere, la necessità di trovare un lavoro che magari non gli piace per poterli mantenere, magari anche umiliante rispetto a quello di prima, tu parlavi delle protesi, ma pensiamo, so, un capo progetto di una grande azienda che poi si ritrova, per esempio, a portare le pizze a casa, magari di un ex collega, è evidente che si trova in una condizione di grande vergogna, di grande imbarazzo. Quindi il ripartire, il rilanciare, il non rinunciare comunque ai propri sogni, qualunque motivo ti fermi la vita, e le disabilità, come ho detto, possono essere fisiche, sociali, psichiche, malattie, possono essere mille cose, ciascuno di noi in diverso grado le ha, e però comunque deve trovare dentro di sé il coraggio e la forza, e magari riscoprire quello che dicevi prima tu, i talenti che proprio perché non ti servivano, diciamo tra virgolette, forse erano semplicemente nascosti, che dormivano, tanto non erano necessari in quel momento, e poi magari però lo diventano.
Infatti, appunto, anche questo è un'altra cosa importante. Da una parte andare in montagna e, come dici tu, tutte le tue gare sono sfide verso te stesso, è una spinta, è del proprio io ed è una spinta individuale, ma al contempo però è qualcosa che tu doni anche agli altri, perché apri la pista, come hai fatto, ad altri nella tua condizione o in condizioni simili, che magari vedendo che qualcuno ce la fa, gli vanno dietro. È quello il mio stimolo principale. Alla fine all'inizio eravamo 1, 2, 3 persone che eravamo in montagna con le protesi. Adesso siamo un bel po' di più. A lungo andare ho creato i regolamenti con la Fisky Running per l'inserimento dei disabili amputati all'interno delle manifestazioni, che questa cosa non esisteva per quanto riguarda la federazione, la Fisky. E poi abbiamo creato questi gruppi di amici che si trovano per stare in compagnia, per affrontare una passeggiata in compagnia. Abbiamo fatto vari progetti, quest'anno siamo arrivati 6 su 6, oltre i 4.000 metri, non importa l'obiettivo raggiunto o mancato, 6 persone amputate sono riuscite a superare i 4.000 metri. E quindi è un gran bel successo. Poi le arrampicate, una cosa più legata al singolo, ce ne sono talmente tante. Io sono anche uno che va come singolo, cioè ho i miei obiettivi, me li raggiungo, me li metto nel curriculum e sono felice. Però quello che mi dà più gioia è cercare di coinvolgere più persone possibili e magari trovare qualche sponsor che mi dà una mano, perché non è facile trovare la copertura di tutte quante le spese, soprattutto delle guide che ci accompagnano. Però è bello fare questi progetti, no? Fare dei, come il CIP, no? Faccio un CIP che però non è paralimpico, il nostro movimento non è paralimpico. Noi è già tanto che ci siamo, che proviamo a camminare in montagna, e considerando com'era questa cosa fino a 10-15 anni fa, oggi sorrido molto, perché non sono più il solo. Quando sono partito ero il solo, adesso abbiamo un gruppo. Ragazzi, ci hanno invitato ad andare a fare quella gara lì, cosa ne pensate? La parola gara è sbagliata, noi andiamo a vivere la nostra esperienza. A noi interessa andare a vedere le montagne come tutti i turisti, e magari se riusciamo a lanciare qualche segnale per un turismo accessibile a una classe politica più attenta, o a un organizzatore di un evento che può farci da ponte verso certe attività, abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo. Che sia Moreno Pesce o che sia un altro, poco importa. L'importante è lasciare segno sul territorio, una cosa che non c'era, adesso comincia ad essere di interesse, ma di lavoro ce n'è molto da fare. Io ti parlo dal Veneto, e a Cortina nel 2026 ci saranno le Paralimpiadi. Sai quanto lavoro c'è da fare qua? Che per quanta passione io abbia a girare in giro per le montagne, trovo ancora molti impianti dove uno che è più sfortunato di me, che in sedia a rotelle, lì non ci andrà mai. Quindi non è che sono felice quando vedo queste cose, però magari quando la gente mi chiama in alcuni posti, alzo la mano e dico: ma avete visto qua? Cioè, da abbattere queste barriere architettoniche, no? Siamo nel 2021, dovremmo fare qualche lavoro in più, dovremmo, lo dico io ve lo segnalo, poi che siete, che comandate, dovreste vederlo voi, tutto qua. Poi di queste cose siamo maturati, no? Come dovrebbe cambiare il rapporto con la montagna in modo da renderla accessibile al maggior numero di persone? Perché io credo che anche tra chi non ha subito un'amputazione ci siano persone che hanno difficoltà ad arrivare ad una certa altezza, ad un certo livello, insomma, e poterle portare in sicurezza e consentire anche a tanti di godere di uno
spettacolo, insomma, unico che tu puoi avere soltanto da una certa altezza in su, penso che sia importante. Insomma, come si fa a cambiare questa sensibilità? Che cosa bisogna aggiungere, insomma, alla percezione dei più e soprattutto di chi può modificare le cose, la classe politica, insomma, gli amministratori nazionali e locali? Consigli una cosa con cui consigli per gli acquisti, bisognerebbe fare molte magie, no? La magia però non è razionale. Mi piace pensare come i bambini, allora fantastichiamo, no? Allora, se io vado in Marmolada, qua nel Veneto per dirtene, e trovo un impianto che è a regola d'arte, se vado sul Monte Bianco e trovo un impianto a regola d'arte, se vado in un altro posto, vado ad Alagna e trovo un impianto che è a regola d'arte, ma c'è qualcosa da sistemare, è bello prendere una carta e penna, magari segnarci. Guarda. Qui bisognerebbe segnalare che c'è da fare questa cosa. Di per sé la disabilità non è un problema per gli altri, è un problema per chi la vive. Quando una persona vede un disabile come un pericolo, allora lì dobbiamo intervenire. Noi disabili e le nostre attività, quello che io principalmente faccio, che è uno show della disabilità, no? Io ci rido, ci scherzo, mi bevo una bottiglia di prosecco oppure apro una bottiglia di prosecco quando arrivo in vetta, ma non per far vedere che queste cose con un buon allenamento può farle anche un disabile. L'importante è creare un qualcosa che magari insegni o oli i processi per arrivare a far vivere queste esperienze ad altri disabili. Se i regolamenti della FISCAI sono non solo per gli amputati, ma quindi anche con le persone con ridotta capacità deambulativa, i ciechi, i sordomuti, va da sé che qualcosa possiamo costruire. Il mio intento è di creare una scuola per l'avvio all'alpinismo ad Alagna su Monte Rosa, perché è un massiccio che ti permette molte escursioni, dalla più semplice alla più complicata, e magari avere a disposizione delle guide che imparano anche a portare queste persone. È tutto da costruire, la remunerazione, la sponsorizzazione, il materiale, tutte quelle cose là. Però se in questi anni siamo riusciti a fare dei progetti dove abbiamo coinvolto dei disabili, lasciare qualcosa sul territorio fa sempre piacere. Poi il pesce magari dopo 3 giorni puzza, no? Quindi è giusto che si faccia da parte. Però se c'è qualcosa di avviato che si autoalimenta e che riesce a dare la possibilità a qualcun altro di provare a fare queste cose, è viva. Io ho dovuto attendere 19 anni prima di provare a fare alpinismo, per paura mia personale, per mancanza di rapporti con guide, con gente che comunque si è interfacciata con me prima di dire andiamo a fare certe cose, voglio capire chi sei, cosa fai e se ce la fai, se puoi farcela. Quest'anno siamo arrivati in Capanna Margherita, sono arrivato in Capanna Margherita dopo 4 anni che ci provavo ed è stato 15 minuti di pianto, uno sfogo proprio in cui non riuscivo a fermarmi, capito? È stata una cosa, proprio scaricato tutto quello che, tutti questi pensieri matti che mi girano per la testa, mi sono esplosi lì, no? E poi alla fine con la mia guida di Odenes, l'ho abbracciato perché è stato lui che mi ha proposto di prendere in mano la corda. Io non l'avevo mai fatto, avevo paura della corda. Invece con molta pazienza lui mi ha preso per mano e mi ha accompagnato. La vita della disabilità è costruita da una serie di rapporti e di mano tese che si intrecciano e che ti portano dove tu vuoi arrivare, se anche tu sei convinto di andare lì. Io non mi ha mai detto ti porto, detto, ti accompagno. Quindi è un piacere in più, no? Quando una persona si siede a fianco a te o a fianco, oppure si rende disponibile a portare pazienza. Al Triglav ho visto la mia guida stanca, gli chiedo scusa, ho cercato di fare il mio meglio,
ma l'ho tenuto attivo per quasi 14 ore. E ti assicuro che sono state 14 ore intense, non c'era modo di riposare, non c'era che la passeggiatina easy, era tutto un ambiente molto croccante. Quindi è stato bello così raggiungere la vetta, ma senza tante fortune, la mia vita è legata a tante fortune, conoscere tante persone. Anche l'incidente stesso, ho avuto fortuna, c'era un elicottero, c'era un dottore, mi hanno preso per i capelli e si è rotta l'arteria femorale, 24 sacche, è andato in ospedale, sono rimasto qui. C'era un motivo per rimanere qua? Evidentemente sì. E ho cominciato, la mia vita è rinata, la mia seconda vita è rinata nell'agosto del 97 e siamo qua che ci raccontiamo. Vedi, è una fortuna anche perché stasera sto parlando con voi due. Se non mi succedeva sta cosa, di sicuro non ero qui a raccontare. Ero un perfetto nessuno come tutti gli altri che vivono la propria vita tutti i giorni. Invece nel mio piccolo micromondo, che è la mia batcaverna, no? Forse le fortune sono sempre reciproche, nel senso che io credo che la differenza tra le persone è possa essere, diciamo, legata al fatto che di fronte ad un evento anche negativo c'è chi invece riesce a trasformarlo, grazie alle sue capacità, come dice il tuo accompagnatore, in una opportunità, no? Diversa, che ti dà anche delle chance che probabilmente non avresti avuto se non ti fosse capitata quella cosa. Ecco, la forza quindi, al di là delle fortune, che comunque possono esistere, perché è chiaro che se hai un elicottero vicino che ti porta nell'ospedale vicino e quindi ti salva la vita, insomma, quello. Però io credo che ci sia comunque sempre un qualche cosa, insomma, che accade e che noi possiamo cogliere nonostante tutto, no? E quindi è sempre la persona che fa la differenza, è la sua, certo, voglia, grazie, capacità. Quindi, insomma, io concordo con la fortuna che tu hai avuto, ma dico anche che comunque tu hai costruito la tua vera fortuna, insomma, che non dipende soltanto dall'elicottero che passa o dalla guida che incontri, perché in realtà quella guida l'hai conquistata tu, non ti sarebbe stato accanto se tu non fossi stato tu, magari accanto a un altro non ci sarebbe stato, anche se l'hai incontrata come chiunque può incontrare qualcuno, insomma. Quindi io non sottovaluterei la spinta dell'individuo a fare, direi che è sempre, sì, sempre, sì, noi, insomma, che decidiamo la mattina, anche se incontriamo, sì, la fortuna, esatto, se coglierla e riconoscerla anche, tra l'altro, perché non sempre. Non è che io sono uno che attende che le cose accadano, cerco di costruirmele. Infatti adesso stiamo parlando, questa sera è il 4 di agosto e sto già pensando a cosa farò nel 2022. Cioè, deve ancora finire la stagione, però secondo me quando è fine settembre ho già tutta la stagione pronta. Quindi costruisci il tuo oro per Tokyo. Lo costruisci il mio oro. No, non era per Tokyo, il mio oro per la montagna. Sì, per te l'ambiente è il tuo oro. Che rispetto di più per ogni cosa, perché non riesco ad accettare il clic dei cronometri e ho abbandonato non una, ma per tre federazioni per queste cose qua, dopo i tentativi che mi hanno fatto fare. Io non sono fatto per queste cose. Preferisco andare a farmi un giretto, vedere il tramonto, sudare e via, rispettando chi invece, certo, muore per queste cose. Io non guarda, ci muoio dietro. Guarda, Borero, una cosa che, allora, noi, questo spazio radiofonico è gestito da un'associazione escursionistica, di cui noi siamo i rappresentanti. Bene, noi abbiamo aperto tutte le nostre escursioni a nostri soci che sono non vedenti o ipovedenti, con l'idea di portare, ma abbiamo fatto insieme a loro, uno dei nostri redattori, Fabrizio Marini, stasera non è potuto venire perché è sulla Francigena, ha appena finito di fare un pezzo di Francigena, non vedente dalla nascita, è un fortissimo camminatore. Abbiamo soci che camminano tantissimo, non vedenti o ipovedenti, con l'idea di fare però non delle cose per i disabili, ma al contrario, noi siamo un'associazione, quindi di fare le cose insieme. Che un punto cruciale che noi abbiamo visto è l'assoluta non conoscenza, ignoranza, anche da magari chi è disposto e
ben disposto magari a dare un aiuto, ma non conosce la disabilità, se non ha parenti disabili, se non è disabile lui stesso. Abbiamo trovato tanto interesse e tanta cosa. Per questo abbiamo detto, deve essere il gruppo che porta il gruppo. Poi abbiamo fatto dei corsi per insegnare agli escursionisti ad accompagnare persone non vedenti su sentieri semplici. E questo poi perché diventa... Non metterli? E perché non provare a metterli in ghiacciaio? Mi faccio in corda con me, c'è sempre posto. Anzi, mi metto io dietro. Te lo dico a Fabrizio, Fabrizio appunto, che è quello più matto di tutti, per capirci, nel senso che è quello che fa ferrate, che va in giro, diciamo, è molto dei nostri, quello sicuramente più lanciato, sono sicuro che non ti molla più. Rischi di avere cerca accompagnatori, porte aperte, tante volte dice no, ma io non vengo con te, fai una cosa troppo semplice, è troppo serio, devo fare anche delle cose che vanno bene un po' per tutti, no? Se no non riusciamo a, è vero, io Fabrizio l'ho portato anche in montagna sugli Appennini, siamo stati sul Monte Amaro, era una delle prime volte che accompagnavo persone non vedenti in montagna, mi ricordo che io a un certo punto su una cresta dovevamo un bardo da una parte e un bardo dall'altra, lui mi disse ma se non ti sbrighi a camminare così non arriviamo neanche per domani. E io cercavo di andare piano. Al 2008 l'hai portato, sto leggendo questo. È 2.5, no, è il Monte Amaro è vicino, è 2.5 qualcosa. Sì. Quello sulla Maiella, giusto? Sì, sì, no, okay. È un altro a Monte Amaro che è vicino a Opi ed è 2005, non è quello là, sono due i Monte Amaro in Appennini. E per dire è un altro punto importante, e però quello che abbiamo scoperto tutti noi, che diventa una cosa arricchente, perché il punto è che un non vedente naturalmente usa tutti gli altri sensi per muoversi, mentre un normovedente usa la vista. Tu vai vedendo il sentiero, guardando dove metti i piedi, eventualmente guardando in giro per capire dove sei, ma non usi altri sensi prevalentemente. A me è capitato, portando un non vedente in un bosco, a un certo punto di dirgli ma noi siamo già passati di qua. E io ho detto come siamo già passati? Boh, io non me ne ero proprio accorto. Lui aveva sentito un ruscelletto minimale, faceva una cascatella, lo stesso rumore, e quindi là si è accorto che era nello stesso posto. Quindi è un modo anche che ti arricchisce, perché sperimenti altri sensi che da normo vedente non fai. Io credo che se uno riesce a legare mondi diversi che purtroppo non si conoscono, e forse la sensibilità nasce anche, forse bisognerebbe insegnarlo nelle scuole, bisognerebbe cominciare a far capire a tante persone e magari nelle generazioni cari piccoli per correggere i grandi. Perché se no non ne esci così facilmente. Moreno, tu anche in questa chiacchierata, ma anche nel tuo libro, insomma, fai un elogio della lentezza, no? Che è un ingrediente importante, insomma, quando tu non vuoi essere competitivo, vuoi goderti il momento e comunque usi le capacità che hai per poter raggiungere il tuo traguardo. Ecco, anche io amo molto la lentezza, perché quando cammino sono sempre più lenta degli altri e quindi vorrei che andassero più piano, anche per aspettare me, magari ci vedo, però non corro. Ecco, parlaci un po' di questo andare lento, insomma, di questa anche bellezza del non correre a prescindere, insomma, dai mezzi che uno può esprimere quando affronta un cammino, un'altezza, un dislivello. Andare lento. Per me l'andare lento è fonte di vita, nel senso che se vado veloce mi distruggo. All'inizio anch'io andavo veloce, no? E ti parla uno che comunque ha sui 1000 metri di dislivello come miglior tempo ho fatto 1:44, quindi 1:44. Non è che quando voglio posso anch'io andare un po' più forte, però è un'emozione che è circoscritta a così poco tempo che non ha senso. Allora io preferisco andare piano, andare di notte, anche di, spesso vado di giorno, però l'imbrunire col faretto, quelle robe lì, mi piace molto di più, e vado anche con la mia famiglia, con la mia bambina, faccio vedere la montagna sotto un altro punto di vista, non sicuramente di corsa. Io vado, i runner, gli ultra runner, la gente che va veloce, mi lascio ben andare, io faccio, vivo il mio mondo a rallentatore e molto spesso faccio prendere freddo la gente che viene con me, soprattutto in inverno. Allora lì c'è gente che ha deciso di vivere la propria vita
con noi a fianco al rallentatore. Scusa, ho sbagliato, non è la propria vita, il momento. Nel momento in cui loro hanno deciso di andare piano, rinunciando magari alla competizione o alla gara, o pagando il biglietto per fare la gara per stare con noi, e noi abbiamo già vinto. Quella è la nostra vittoria. Perché comunque non è l'impresa del singolo a vincere, ma è molto più bello arrivare in gruppo, no? Dopo ci sono certe situazioni che non si possono fare. E ti posso dire che eravamo i 6 amputati su Monte Rosa, fare come i nepalesi che sono arrivati in cima al K2 tutti assieme. Per noi era un po' un problema, perché 3 amputazioni di 2 amputazioni di coscia e 4 amputazioni di tibia in un ghiacciaio fanno ben la differenza, soprattutto nei tempi di percorrenza. Quindi bisogna usare bene la testa. A me piacerebbe avere uno dei vostri amici ipovedenti o ciechi con me, proprio perché anch'io voglio imparare da loro a vivere una disabilità un po' diversa. Io vedo se hai ragione, vado un cammino, però loro vivono un'esperienza che è totalmente diversa, sensoriale. No? Quindi sarebbe una figata per tutti conoscere cosa percepisce lui. Cioè, lui sarebbe un libro aperto, hai capito? Lui avrebbe un libro da scrivere su un'emozione che prova nel fare anche un semplice sentiero, come dicevi prima tu, Andrea. E sarebbe bello magari mettere in piedi un qualcosa in cui c'è la possibilità di far andare in un ambiente estremo anche chi se la sente. Ma non è che dobbiamo raggiungere un obiettivo per forza. Non è scritto che tu devi per forza arrivare in vetta. A me piacerebbe anche solo provare a vedere di trasformare un ambiente non inclusivo in un ambiente che ti permette di vivere un'esperienza con le guide, con tutte le sicurezze del caso. Stiamo parlando di andare liberi, camminare in un bosco. Stiamo parlando di andare in quota. Nel bosco c'è anche lì, si potrebbe organizzare qualcosa assieme. Io sono aperto a 360 su queste cose, quando si cerca di coinvolgere altre persone e altre esperienze. Non me ne può fregare di meno del tempo, se c'è un'esperienza da vivere e da condividere. E ti assicuro che è un po' di anni che sto cercando di mettermi in corda o di avere una persona, un ipovedente, un cieco davanti in montagna. Perché penso sia da stare zitti ad ascoltarlo. La vita è una figata, lo diceva anche Bebe Vio e mi pare che lo dica anche tu. Sì, è un termine... Lei l'ha appena detto. Scusa, magari è un po' forte. Però è così. A me piacerebbe, anche conosco quel ragazzo che salta, che fa sci nautico, che salta, che è cieco. Io solo pensare che questo... E quelli che si buttano giù con le piste da sci senza vedere niente e vanno... Con la loro guida sì, ma vanno a sensazioni, no? Quindi lì è deve essere una goduria, cioè proprio veramente tu diventi parte dell'elemento in cui stai vivendo in quel momento. Ed è un qui e ora al 100%. Non è che puoi inventarti favole, storie, dove sarò, cosa farò. No, io sono, non vedo niente e sto ascoltando tutte le vibrazioni che arrivano da fuori. Davanti a me ho una persona di cui mi posso fidare e dietro uno che mi guarda il culo. Va bene, presento così. Gemma Pedrini, violoncellista cieca, Gemma, che ha fatto gare di sci a livello super competitiva, è una ragazza, è una giovane donna, e lei suona meravigliosamente il violoncello, ha l'orecchio assoluto e ha fatto proprio quello che tu adesso dicevi, cioè lo sci a livello competitivo da cieca. Quindi insomma, con Fabrizio Marini da una parte e Gemma Pedrini dall'altra, tu potresti già fare un gruppo di altissimo. Mi sto segnando qualità. I nomi. Gemma Pedrini, sì, ci sono tante interviste mie, una anche recente, partecipativa, no? Nel senso che le piace. Comunque, sempre nuove. Tantissimi dei nostri soci non faranno le gare, adesso ma le settimane bianche, da non vedenti e ipovedenti, le fanno tranquillamente e sciano come sciano tutte le persone che fanno le settimane bianche. Ottimo,
Perfetto così. Quindi a livello assolutamente amatoriale, ma non è, come hai detto tu, non è importante se fare la gara o vincere l'oro olimpico. Fare anche una semplice settimana bianca è un'esperienza non da poco. Va benissimo. Esatto. E io trovo che tutte le volte, con Fabrizio e con altri, sono sempre state cose arricchenti. Per cui questo è il punto che le persone devono capire. Per questo io dico sempre, gruppi misti e non cose dedicate sono anche una chiave per noi nel nostro piccolo, di una piccola associazione, quindi con piccoli numeri, d'accordo, ma è un modo comunque di aumentare, sia pure a goccia, una piccola goccia, come ciascuno di noi può fare, la conoscenza tra le persone. Concordo con te. Dobbiamo solo cercare, vi uso come ponte per portarmi a questi ragazzi e vedere che cosa potremmo riuscire a fare tutti assieme. Noi ci chiamiamo Pontieri del Dialogo come associazione, quindi che ci usi come ponte, direi che è il nostro mestiere. È il nostro mestiere, esatto. Ottimo così. Quindi avremo di sicuro modo di parlarci per altri progetti. Con molto piacere. Senti, Moreno, siccome siamo oramai in finale e tu ci hai detto qualcosa, ma non troppo, noi vorremmo avere, parla così anche una carina e sorpresa gradita da chi ci ascolta, quali sono i tuoi prossimi progetti? Parlavi del 2022, ma cosa bolle nella tua pentola? Che ci puoi dire? Intanto diciamo che devo chiudere il 2021. E il 2021 non è ancora, pensavo fosse concluso, in realtà giusto in questi giorni mi sono arrivati degli inviti per fare qualcosa. Adesso, però è prematuro dirlo, devo attendere ancora. Perché intanto facciamo due incontri con i ragazzi, andiamo a fare due belle sudate, una a San Martino di Castrozza, alla Vertica Rosetta, e l'altra la faremo al Vertica Sastafer, dove diciamo è diventato una tappa fissa per molti disabili amputati che vogliono salire al Sastafer, che è sto monte sopra l'Aveno, sul Lago Maggiore. E successivamente avremo sì altri incontri al Vertical Tovo ad ottobre, inizio di ottobre, poi forse andrò a fare, forse ho detto forse perché non è ancora ufficiale, ma devo ancora muovermi in tal senso, a Limone su Garda, per fare una vertica che è abbastanza croccante. E dopodiché attenderemo la fine dell'anno a vedere che cosa succede, perché non è ancora definito. Di sicuro nel 2022 ci sarà ancora probabilmente il mio progetto sul Monte Rosa, e cercherò quest'anno di aumentare il tempo di persistenza, cioè voglio stare più tempo in ghiacciaio, ma non con obiettivi assurdi. Voglio che mi piacerebbe che le guide e gli atleti, gli amputati o i disabili che sono accompagnati a queste guide, razionalmente valutassero le proprie possibilità per vedere se riescono ad arrivare anche in cima. Quindi invece che metterci un giorno, ci possono mettere due giorni, e prendendo la logistica che c'è lungo il tracciato per arrivare lì a rifugio. Poi chi vuole fare altre vette sempre del Rosa ben venga, e comunque è tutta una cosa da organizzare con le guide in loco. Mi piacerebbe inserire i due amici Fabrizio e Gemma, se sono disponibili, ma anche uno solo, basta solo capire chi vuole provare a venire, creare un gruppo, un team di salita assieme, e sarebbe bello includerli inevitabilmente, no? E quindi è un primo step anche quello. Poi ce l'avevo già in scaletta a settembre, ma sono molto stanco. Avevo il cervino, ma vedremo chissà. Sono molto stanco, però devo dirtelo, perché da fine aprile che tiro, che ho avuto un periodo molto intenso. Ho avuto un periodo molto intenso perché abbiamo fatto una campagna di raccolta fondi per progetti di inclusione sociale ed ero testimonial, e mi sono reso disponibile nel pubblicizzare questa cosa durante le mie attività. Sono partito dal
dal Gran Sasso e sono arrivato a chiuderla con amabilmente. Ho fatto un mese completo di attività tosta e la settimana, quella dopo, amabilmente sono andato a farmi Brighton, tanto per chiudere in serenità, no? Quindi è stato un periodo che si è concluso domenica scorsa, dove ho tirato tanto e la mente sente che ha bisogno di staccare un po'. Infatti le ferie arrivano nel momento opportuno, quindi ci stanno, adesso vedremo che cosa combinare. Però gli obiettivi ce ne sono talmente tanti in testa che diciamo quelli più importanti, quello più importante è sicuramente ripetere amabilmente, non so quanti disabili ci saranno, però a me preme cercare di dare il più possibile per costruire questa scuola di avvio all'alpinismo per disabili. Una provare delle di scalatori, sì, amputati anche. Ma anche no, nel senso che nel momento in cui si è disabili si è chiusi attorno a quattro mura, quelli di casa, e riuscire a trovare lo stimolo per uscire a fare attività e trovare delle persone disponibili ad aiutarti è un po' difficile. Oliare questo processo è il mio intento, perché è quello che ho avuto io di difficoltà nei primi anni 2000. Ho fatto grossa difficoltà a capire cosa potevo fare in montagna e non c'era niente che mi permetteva di fare montagna se non la mia compagna o i miei genitori che mi hanno accompagnato. Il primo esperimento l'abbiamo fatto io e la mia compagna, no? Il primo team inclusivo, se vuoi. E quindi da lì in poi è stato tutto cercare di costruire e oliare i processi. Adesso i team, i disabili è sempre in coppia. Una volta io andavo via da solo ed era un pericolo e la mia compagna era preoccupata. Adesso non sono più da solo. Ed è una cosa molto importante questo. Perché nel momento in cui mi si rompe un pezzo, si rompe la stampella, si rompe la protesi, ho qualcuno che mi può aiutare. Non sono solo perso in mezzo al bosco. E stessa cosa vale per altri amici che hanno altre, stanno vivendo la loro vita nella disabilità, cercando di essere sicuri, di viverla al sicuro. L'importante è questo. Però la sicurezza è provarci sempre. Quindi spero che i pontieri del dialogo riescano a creare questi ponti, magari ci si dà una mano l'un l'altro per fare dei progetti di inclusione, confrontandoci e ragionando su cosa si può fare. Io sono aperto, come ti ho detto, a 360, non sono chiuso e non sono timido. Questo l'ho capito. Senti, è croccante questo questo Moreno Pesce, come sì, le salite, sì. Che e noi gliene auguriamo tante croccanti come lui. Senti, allora io grazie mille, perché diciamo siamo andati, abbiamo ben occupato, devo dire, proficuamente, penso, lo spazio radiofonico che abbiamo, e quindi ti ringrazio molto. E poi per tutto il resto, insomma, ci teniamo in contatto, eh. Noi siamo sempre, certo, felici e favorevoli, perché è proprio dalle interazioni che si riescono magari a ottenere le cose più fruttuose. Ogni obiettivo raggiunto è solo un traguardo intermedio, l'ho scritto anche nel libro, ed è così che vivo la vita e mi piace condividere queste cose con voi, che magari è uno stimolo in più a cercare di fare, migliorarsi, sbagliare per poi imparare a correggersi. Siamo qua. Il libro interessante l'ho scritto abbastanza easy, cioè non volevo appesantire. Ci ho scherzato sopra anche nel libro sulla mia situazione e sul mio incidente, a parte la parte iniziale che racconto un po' come è stato il primo momento, però poi alla fine è tutto abbastanza un su e giù di emozioni, no? Quindi le ho trasferite lì per lasciare testo alla mia bambina, sul suggerimento della mia compagna. Quindi va assolutamente buona così, lettura, se lo scegliete. Grazie. Assolutamente sì, lo ricordiamo, L'altro fantasma e le mie paure, Michael Edizioni,
Moreno Pesce l'autore, seguitissimo sui social, per cui è inutile da citare più di tanto, perché tanto è conosciutissimo. Ciao, grazie, un abbraccio e a prestissimo, dai, a prestissimo camminare insieme. Grazie mille, speriamo di vederci presto in sentiero.